Non ti ho trovato quello spazio degli altri. No, stai qui. Ah, sto qui. Sì, devo fare. Già mi fai, sei simpatico, per non penso. Signori, se sicurezza è formata ancora. Sì. Certo, io ci sono stato quasi sempre. La prima volta che sono andato. Bene, tutto tuo. Io mi sei simpatico. Ok, passiamo al secondo momento di oggi. Lo presenta Andrea Draghetti, che direi che è abbastanza stimolante l'argomento qua. Ricordo che c'è una webcam che si chiama Free Wi-Fi Draghetti, che è un presentato in veramente e di un'altra è Andrea. Buonasera, sono Andrea Draghetti, ringrazio Stefano per avermi invitato oggi a LinkedIn. Oggi voglio parlare delle Wi-Fi libero e dell'incauto collegamento che tutti noi facciamo quando proviamo una rete Wi-Fi. Per mostrarvi questo utilizzerò Netbox. Netbox che cos'è? È una distribuzione, è un sistema operativo basato su Ubuntu, che tutti amano. Completamente gratuito, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, è stata rappresentata alla FIMCO lo scorso 11 ottobre. La FIMCO, dico brevemente che cos'è, un evento di sicurezza informatica che si tiene due volte all'anno a Bologna, solitamente all'interno della sala Cozza. Lui ha il logo bellissimo, logo con le due cuori. Se anche il cuore Cozza dopo volete avere un va bene, sì, è a FIMCO.com, se ricordo bene, tutto è. Basta fotografare il computer. Negli anni ovviamente si è sviluppata, recentemente è stata introdotta la sezione di informatica forense, non so se tutti conoscete l'informatica forense, ma è semplicemente una disciplina che aiuta a valutare i dati informatici in un ambito giuridico. In caso di processo, se viene sequestrato un computer, un telefonino, uno smartphone, un tablet, l'informatica forense che per la disciplina che cura la distrazione dei dati che poi vengono utilizzati durante il processo. Per ultima, che è stato introdotto nell'ultima versione 4, l'analisi degli applicativi dei dispositivi mobili. Qui possiamo vedere un'anteprima, uno screenshot della distribuzione, il Netbox 4, in questo caso è stato cambiato graficamente il menu. Io non l'ho detto prima, ma faccio parte del team di Netbox, siamo sei ragazzi che era completamente gratuita questo progetto, che sta crescendo molto bene, infatti con molta soddisfazione siamo all'interno di DistroWatch. DistroWatch è un'associazione che raccoglie tutte le distribuzioni Linux nel mondo. Nell'ultimo anno, come potete vedere da questa immagine, siamo al 65esimo posto. Io adesso mi metto tutta la categoria, io ho praticamente sostituito Dev diciamo che il test è un sistema operativo, una distribuzione progettata al 100%. Sì, però ogni tanto il test ti dà qualche problema se è in stato per gli aggiornamenti, se sempre qualcosa di simile. No, perché dai, noi mangiamo tutti i progettati. Puntiamo a non avere troppi pacchetti, quindi troppi software all'interno della distribuzione, come magari fa la nostra antagonista numero uno, che è Gali, che proprio perché sappiamo che è difficile mantenere aggiornati tutti i software in maniera corretta, perché siamo funzionali al 100%, quindi proviamo di limitarci un pochettino per avere
settimana mentre preparavo le slide su Aircraft, è stato paventizzato, c'era un problema e direi che al 90% di ieri abbiamo risolto. Sono tutti facili i complimenti per la nostra provata della nostra costituzione, veramente buona, se volete provarla, quindi non riuscite a provarla tranquillamente. Come dicevo prima, nel mondo ci sono 287 distribuzioni Linux ufficiali, insomma, distribuite pubblicamente, e con grande piacere il nostro team è al 90% italiano, abbiamo raggiunto nell'ultimo anno il 65° posto. Nell'ultima settimana, il 13°, ma perché ovviamente è stata rilasciata l'ultima versione, e quindi i link sono veramente tantissimi. E potete scaricare il blog sul sito webbox.org, dove c'è anche la mini, è un forum, quindi per qualsiasi domanda ci sono due persone che normalmente rispondono in maniera tempestiva, c'è un gruppo su Facebook, e sotto trovate i due mirror, quindi dove potete scaricare le ISO. Le ISO nostra scelta, abbiamo deciso di lasciarle disponibili tutti, quindi fin dalla prima versione fino a, senza mai nascondersi dietro niente. Con grande piacere, da due anni facciamo parte del mio albergale, che Chiara è diventata per una struttura universitaria italiana che ci ha dato a disposizione la sua banda, e per noi è stato un grandissimo successo, perché mi si basa tutto per essere dall'università, bravissimo, soprattutto perché inizialmente quando venivamo a vedere le nuove distribuzioni ISO con i nostri piccoli server che avevamo non eravamo da frutta, adesso grazie al gare abbiamo più una risoluzione. E per ultimo, tutti i pacchetti, come dicevo prima con Riccardo, sono disponibili ovviamente in maniera libera e accessibile con le repository sull'ASPA. Ma adesso passiamo a un caso reale. E come tutti noi sappiamo, negli ultimi anni siamo sempre più connessi, sempre più collegati a internet. Tanto è vero che, come dimostra con questa immagine, spesso e volentieri andiamo in un ristorante, andiamo a prendere un caffè la mattina, guardiamo il cellulare anziché guardare magari il compagno che è a fianco con noi, il collega o con l'amico. Nel 2013, quindi passiamo alla slide successiva, nel 2013 sono stati venduti il più 38% di smartphone del mondo a livello mondiale, raggiungendo quindi 1.000 miliardi di unità vendute in un solo anno di smartphone. E questa è la situazione mondiale. In Italia invece vediamo che abbiamo il 41% di smartphone fatto tutta la popolazione italiana, già il 41% hanno smartphone. A livello mondiale dico che veramente la percentuale è più alta, perché al 2011 il 52% della popolazione aveva uno smartphone. Di questo 41%, il 92% lo utilizza per fare delle ricerche di luoghi interlocali, l'84% per cercare informazioni sui prodotti che può entrare a acquistare e il residuo 30% per acquistare prodotti direttamente via internet. Questa è la percentuale purtroppo passa anche a livello europeo. In Europa si acquista molto di più su internet, a differenza dell'Italia che ancora ha il 95% degli acquisti fisicamente nei negozi. Dove i negozi sono ancora aperti? Dove i negozi sono ancora aperti? Ma adesso guardiamo un attimino il discorso Wi-Fi. A differenza di tanti altri stati, solamente nel 2013 il governo italiano ha liberalizzato Wi-Fi come parlato prima Riccardo, proprio come una legge. E cosa vuol dire questo? A differenza di prima, che c'era il decreto Pisano o tanti altri decreti, ogni volta che un gestore di un ristorante, di un bar, di una pizzeria voleva offrire un Wi-Fi libero, doveva identificare ogni utente che si collegava. Come lo dovevi identificare? Con un documento. Quindi ogni volta doveva tenere traccia del mercato, quindi dell'identificativo del dispositivo, quindi ogni dispositivo che si collega a internet ha un indirizzo di grado efficace, un po' come quando c'è l'operaio della macchina, del giorno e dell'ora che l'utente andrà poi a collegarsi a internet. Mentre dal 2013 è stato approvato il decreto
che liberalizza il wifi, quindi io ristoratore può offrire il wifi al mio cliente accendo fonti il mio accesso con il wifi, se lo accendo e posso offrirlo direttamente gratis senza spendere soldi in applicativi, poi non mi permettevano di identificare. Bene, grazie a questo risultato. Cioè, scusa, non devo registrarlo, scusa, non devo registrarlo, quindi il MAC address dell'utente, quindi non devo più registrarlo. Assolutamente, gli che devono registrare gli utenti, ad oggi sono gli internet. Internet box, quindi un punto che vende internet. Però io che lo offro gratuitamente non devo fare assolutamente nulla. Il rovescio della medaglia, cioè magari a qualcuno viene in mente, è io, utente malavitoso, con fini non bene intenzionali, vado in un internet in un parco che c'è il wifi, mi collego, faccio un atto criminoso, bene, è l'azione della scuola, quindi è la procura che deve identificare questo atto. Non è più opera delle, non è più il barista, chiamiamolo il barista, comunque il gestore del locale, ma è di sua competenza identificare l'utente che ha fatto quel crimine. Ok? Adesso vediamo la ricerca fatta nel 2012,
e in cui dice che il 31% delle nazioni utilizza almeno una volta a settimana un servizio wifi pubblico aperto. Di media si prevedono 15 volte una rete wifi in una. Ancora, il 52% degli intervistati percepisce, il 52% scusate, dei pendolari degli intervistati è a conoscenza che l'accesso alla rete wifi pubblica non è sicuro al 100%, comunque quindi i dati possono essere intercettati. Ma nonostante ciò, appunto, si dovrebbe. La metà degli intervistati, questo è un dato più importante, chiede una frustrazione se non c'è una rete wifi libera, quindi se non va in locale non trova una rete wifi libera. Ovviamente questa non è stata fatta in Inghilterra, nella ricerca là le rete wifi sono molto più aperte, sono talmente abituate ad entrare nel bar e collegarsi con il computer, collegarsi con lo smartphone, non è rete wifi. Per ultimo, un dato adesso importante, il 20% dei dispositivi non è assolutamente protetto da una password o da un PIN che protegge i dati. In Italia purtroppo non ci sono ricerche del genere, nessuna azienda ancora ha fatto una ricerca similare. Quindi nel 2013, non so consigliare, magari l'avendo l'ha fatta, però l'Università di Milano c'è un osservatorio sulla diffusione delle reti, facci magari non so se hanno fatto qualcosa, faccio anche fatto l'Università di Milano, però non è. Dovrebbe essere. Così ho fatto una piccola indagine io personalmente. Ero a Roma per lavoro a settembre del 2013, ho preso la mia chiavettina wifi, che avevo ancora in tempo prima che arrivasse il treno, e ho cambiato il nome di rete, quindi adesso il classico nome di rete, Telecom, Vodafone, un piccolo bellino, l'ho chiamata Free Wifi Jenny. L'ho accesa e cosa ho ottenuto? La durata del test, come vi dicevo prima, è stata di circa un'ora. Ho ottenuto 7 utenti collegati contemporaneamente e 16 utenti totali nell'arco di quest'ora. Quindi 16 persone si sono collegate a una rete wifi che non conoscevano, attratte semplicemente dal nome della rete wireless, pensando che fosse un servizio offerto realmente dalla stazione. A confronto adesso si vede veramente poco, ma i dispositivi connessi 7 nell'arco di una rete. Quindi, con un semplice calcolo, 16 utenti collegati da un'ora, in 24 ore potevo raggiungere circa 380 utenti con un dispositivo che avrà già un'azione molto limitata, perché al massimo può per questa aula qui. Forse non riesce neanche a dare degli angoli in fondo. Se invece avrei utilizzato degli dispositivi più importanti, con delle antenne, comunque un dispositivo analogo a questo dove si può tranquillamente cambiare l'antenna, che c'è qualcosa di più potente, probabilmente avrei catturato più tempo. Qualcuno di voi potrebbe dire, questo potrebbe essere il modo nel 2013. Allora ho fatto un altro test e l'ho fatto questo lunedì, il 20 ottobre. Sono andato in un posto, dopo il giorno, nell'arco di 7 minuti ci sono collegati 7 minuti. In questa immagine vedete questo risultato, perché purtroppo ero un pochissimo tempo, non ho potuto collegare il computer per fare un screenshot come quello che prima ho dettagliato. In questo momento ci sono 5 utenti collegati, ma guardando i mercati che si collegavano, ovviamente se ne sono collegati 7. 7 utenti collegati in 7 minuti, 1 minuto. La tecnica è la stessa. Ho utilizzato un nome di rete plausibile comunque che facesse ricondurre al certo punto io ero. Dovevo. Gli studenti che lo sanno, la scuola, alle spalle, questo è un bruttissimo selfie che mi sono fatto io, del caso può confermare, non serve più.
Non si piace. Speravo che le lezioni mi passassero alle 8:10, invece ho scoperto che iniziano alle 8, però fino alle lezioni. E gli studenti sono qui. Ma quando iniziano le lezioni? Alle 8. Alle 8, sì. Io sono venuto qui alle 7:40, quindi mi sono iniziato alle 8:10, e invece per quello che il test è stato brevissimo, perché è durato dalle 7:40 alle 7:50, quando sono andato alla prima campanella. Bene, quindi, come vi dicevo prima, sfruttando dei dispositivi più potenti, potevo ovviamente catturare più utenti. Ma se le mie intenzioni non fossero state pacifiche, stamattina è stato il caso fatto dal professore di un'università di un'altra ex, membro del CISM, che lo vedo io, Gonzicardi. A una conferenza, un ragazzo che lavorava sul centro ha provato a fare il test di collegare, cioè una conferenza, non mi ricordo, ha collegato la cispolla, perché solo che ha collegato la cispolla di uno strutture uguale di uguale sangue della situazione di cispolla, quello che preferisce, e ha riempito una lista 500 GB di tutti i dati, una navigazione dei giornalisti. No, non lo specifico. Sì, la conferenza ce l'hai proprio bene adesso, non ci metta gli esami. Sì, guarda, è un momento scandalo. Sì, sì, ma sì, non ti dico assolutamente il mezzo. Mi ricordo che non ci ho visto, veramente. Lo disse come ricordo. Sì, sì, sì. Ma questa è una cosa che viene sfruttata in una grande scala. Cioè, questo problema, la rete plausibile, quindi se io la rete lunedì mattina come oggi l'ho chiamata free wifi alberghetti, in questo momento in una rete che vi ha pubblicizzato Stefano, vi siete collegati attualmente, siete solamente in tre, perché il pubblico di diminuito, prima non c'erano più studenti, eravamo a 10-20 collegati a una rete wifi sconosciuta, comunque collegabile all'istituto, ma realmente non è. Allora, che cosa avrei potuto ottenere dagli utenti collegati a questa rete wifi? Lo schema è presto detto, quello che ho anticipato prima, la vincita si collega a un finto access point, il finto access point è controllato da un attaccante, quindi un semplice computer, l'attaccante poi manda tutto il traffico tramite internet. Cosa vuol dire? Io ho il mio telefonino, con questa antenna offro una rete wifi, posso dare una sessione, il traffico passa dal mio computer, sul mio computer lo controllo, lo logo, lo salvo, e il mio computer poi ridirige tutto il traffico verso il mondo esterno, quindi verso internet. E l'utente finale non si accorge di un dato. Ha una leggera percezione di una lentezza nella navigazione su internet, ma magari è collegato alla rete pubblica e quindi dice: ah, è tanto lento perché ci sono troppi utenti collegati. Tu poi non cambia assolutamente nulla. Io cosa posso intercettare? La cronologia della navigazione, che è la cosa più semplice. Le mie identità, che devo mettere, le ricerche su internet, o eventualmente anche le password che lui sfrutta per collegarsi a diversi servizi. Vado sul sito di Libero, tanto per fare un esempio caso, chi mi dopo per leggere la mail, io vedo la mail e la password. Vado sul sito dell'istituto per vedere, non so, il registro elettronico degli studenti, mi do la mail e la password del professore, a un certo punto può cambiare anche il profilo. Questo è un altro discorso che poi partiamo di là. Ok. Benissimo, un'altra cosa che vi voglio soffermare un attimino è sul wifi che viene fornito gratuitamente in maniera ufficiale nei grandi complessi, cosa vuol dire, i centri commerciali. Spesso e volentieri, quando voi vi collegate, si fa una domanda, ma non esiste, adesso io sono ignorante, quindi mi chiedo un po', di
delle cose braccio. Non esiste la possibilità di schermare, di mettere delle protezioni direttamente nel tablet, nello smartphone? Esiste almeno una tecnica. C'è una cosa, diciamo, tra virgolette, di ufficio lasciata dal costruttore, diciamo, senza dover avere, diciamo, gli antivirus o qualcosa. Diciamo che il principale problema è che non esiste al momento la possibilità di certificare una legge uguale per sempre. Quindi non esiste un registro pubblico in cui dice quella rete Wi-Fi lì, con quel determinato MAC address è ufficiale ed è sicura al 100%. Non credo che potrà mai esistere nei prossimi anni, perché il cambiare di wireless è talmente veloce che si farebbe veramente fatica a creare un registro similare. Però dopo ti farò vedere una tecnica più accessibile e più facile per prevenire il furto dei propri dati sfruttando una rete Wi-Fi. E ricordo il discorso di prima, in grandi strutture come centri commerciali, non so, stadi e quant'altro, offrono il Wi-Fi gratuito, andando a leggere però la licenza. Diceva il vostro compagno, quindi ricordo il nome di un grande fa lo stesso, Kevin, lui diceva Kevin, nessuno legge le licenze, e spesso leggendo invece queste licenze si trovano i dati importanti. La prima è che quello che voi utilizzate su internet per fare delle ricerche viene poi acquisito a scopo di marketing. Cosa vuol dire? Io vado in un centro commerciale, così vi faccio un esempio, mi collego in maschera e poi un oramento del servizio una grossa catena di hamburger, panini e quant'altro, ma non c'è niente di questo commerciale. Allora cosa faccio? Prendo il mio telefonino. Certo, su Google, quella parola. E trovo che non è neanche il centro commerciale, ma è il centro commerciale a 100 metri. Ma intanto il centro commerciale è appunto cercato quella catena. E la bella cercata all'interno della loro struttura mi interessava, io volevo andare dentro quella catena a mangiare quel giorno. Era ben intenzionato. Poi la stessa ricerca la fa un'altra persona, la fa Riccardo, e voi la fate tutti. Ed ecco che salta fuori un'indagine di mercato. Dopo un mese che vengono a raccolti questi dati, il centro commerciale ha capito che bisogna implementare questa nuova catena di hamburger. Comunque, non so, qualsiasi negozio, adesso sto facendo un esempio di un negozio per mangiare, ma anche a livello non so, di servizi, e quindi prendere un nuovo negozio in questa catena. Questi servizi, questi raccolte di dati, non lo fanno solo tramite Wi-Fi, ma ci sono anche tantissimi altri servizi, Google in primis, che canta grazie ai dati di voce che vi fornite, che loro li vendono per marketing o per pubblicità. Adesso, se la rete è internet, mi assiste, vi dimostro quello che vi ho detto fino adesso. Si viene tramite Backwatch. La prima cosa importante che dobbiamo fare sulla nostra esecuzione Backbox per creare un finto exponent che ci permetta poi di intercettare i dati è installare un server di HTTP. Io credo che tutti
tutti sappiate cosa sono gli HCP, ma brevemente ve lo spiego. C'è qualcuno che lo sa? C'è qualcuno che lo sa? Bene, tu mi sembri simpatico. Traffico SSL e quindi mi ricollego da
Giacomo. Una cosa importante, questa tecnica non va bene, comunque non permette in maniera così semplice per ad intercettare il traffico fatto su siti scritto con SSL. Cosa HTTPS? Facebook, per esempio, sfrutta l'SSL. Se io che prendo il telefonino, nonostante io sia collegato a ciascun filtro, non riesco a intercettare il traffico perché Facebook sfrutta il certificato SSL. Però Google non riesce a vedere. Però Google lo riesco a vedere, quindi capisco che comunque si collega a Facebook. E dove si collega? Una piccola parentesi, ci sono purtroppo però applicazioni per cellulari che non identificano il certificato SSL. Cosa significa? Io ho la mia applicazione. L'applicazione richiede che il collegamento avvenga tramite il protocollo HTTPS. Io creo un finto certificato, lo abilito all'interno della mia interfaccia di record con il mio carattere finto trasporte. Se un'applicazione progettata bene, verificherà il certificato originale con quello che realmente riceve dalla mia interfaccia di record. Se non lo bacino, mi rifiuto la connessione. Se invece un'applicazione fatta, mi dico male, ma non con certi criteri, verifica che c'è una connessione HTTPS, non verifica se i due certificati non bacino e comunque mi fa passare il traffico. Quindi procede. Una famiglia per immagini o quello che richiede la protezione in sé. In questo caso riesco a vedere tranquillamente il traffico. Un esempio, mi ricollego alla Pingone, che è stato presentato alla Pingone nel pomeriggio con l'applicazione di Uber, che è un'applicazione che ha un buon avanti per permette di accedere ai conti correnti. Quell'applicazione lì non faceva controlli di certificati SSL, quindi una qualsiasi cosa. La brava persona poteva tranquillamente vedere l'usernamente il password e anche di Uber, quel password che si usa per accedere in banca, intercettarlo e sfruttarlo in maniera molto bene, magari faccio un bonifico a qualche piacimento su quanto è difficile capire se sei l'SSL, devi sapere accettare bene. Quindi il browser viene HTTPS, mentre l'applicazione che ultimamente ti fa sul sito di quella del Pride non sa se lo stai facendo in SSL o in non spieghi che sia SSL, certo, però non hai magari la risposta. Allora adesso vi ho spiegato un pochettino la tecnica, passiamo alla prima. Se no puoi cambiare lo sfondo della CD, lo metti blu magari con Io lo so che alcuni posti tipo il centro di Narbo oppure anche a Porto vuoi fare libero c'è però la registrazione c'è per quel posto come centro di Narbo questo libro e il wifi libero c'è però c'è da registrarsi devi registrare che non il cellulare sì quindi c'è un sensore tracciato lo sta seguendo il sistema lì sei maggiormente tracciato due volte perché non solo possono vedere il tuo traffico ma sanno che sei tu a vedere sui te hanno il numero di cellulare e il nome e cognome quindi ritorno all'esempio che ti facevo prima tu hai cercato McDonald's facciamo un esempio pratico McDonald's adesso non lo so se c'è un McDonald's o meno e non c'è dopo sei mesi fanno un accordo con la McDonald's e aprono un negozio McDonald's per magia ti arriverà un SMS che ti comunica come è McDonald's. A parte questo, lei ha detto che si possono creare dei file no, per computer e permette gli altri di collegarsi senza registrarsi. Questo è quello che ancora lo fanno.
possibile. Comune gli può rifare quello che F10 con una copia di wifi. Leonardo probabilmente non offre una copia di wifi completamente aperta e accessibile con semplice clicca, proprio perché vuole intercettare i dati, intercettare, vuole raccogliere i dati degli utenti a fine poi di marketing. Tante aziende, tanti posti fanno questo per un loro testo di conto. Loro ti offrono lo wifi e tu in cambio gli dai dei dati. Quei dati lì cosa gli servono? Città. Poi dopo Leonardo ti manda un messaggio che ti dice c'è la festa, c'è l'apertura di questo nuovo negozio, c'è lo sconto sul muro e sono soldi perché dopo ci vai dentro Leonardo. Sì, tant'è che ci sono delle aziende specializzate maggiormente nel marketing, nel vendere i dati. Io ne sto visto, l'ho vista solo con Amazon, io non so se per un altro sono fatto, perché secondo me basta stare a contenti e non ti becchi questa pubblicità. Anche per farti un esempio. Probabilmente, ormai ce l'hanno, credo il 70% delle persone al mondo ha un account Gmail. Gmail è un vero, per mantenere attiva la struttura che ha avuto ci servono dei miliardi di dollari ogni mese. Qui ha, credo, 7.000 dipendenti, magari tu lo sai, tra cui in America, in Europa e anche in Italia. Però tu lo usi, pagando quanto? Zero. Allora ti viene da farti la domanda, ma come fanno loro a tenere in piedi tutta questa struttura e a pagare dei dipendenti e fidati che gli danno dei bei soldi ai dipendenti, non quanto pagano i nostri ingegneri informatici in Italia, perché ho il piacere di conoscere due. E come fanno? Rivendono i tuoi dati. Quando tu ti iscrivi a Gmail, la loro causa è i dati che tu fornisci a Gmail vengono riutilizzati a fine di marketing. Perché quando tu navighi su dei siti internet, vedi delle pubblicità, le pubblicità lì sono mirate per te. Se io lo stesso identico sito lo apro con il mio computer, nello stesso identico momento vedrò una pubblicità che è mirata al mio intento. Questo penso che tu lo noti, la stessa cosa la fa eBay, la stessa cosa la fa Amazon. Se tu su Google cerchi per più volte una parola, la pubblicità nei giorni successivi probabilmente attinente a quella parola lì. Ti do un esempio che in prima persona che ho vissuto un po' di tempo fa, perché come tutti anche io utilizzo Google, perché a livello di motore di ricerca è veramente imponente da quanto sia sufficiente, e avevo dei problemi su un modem che è il Facebook. Il Facebook ho cercato per diversi giorni a livello generale se su Google c'erano degli altri simili al mio, io per una settimana, una volta che aprivo il sito del Corriere della Sera, una volta che aprivo il sito, qualche sito che era collegato a Google, mi vedevo la pubblicità del Facebook. Prima io non l'avevo mai vista quella pubblicità lì, proprio perché c'è un collegamento e chi poi di pensare che chi crea banner, quindi chiede di pubblicizzare, paga, un po' come quando tu vedi il cartellone per strada, del Conad, il Conad dà dei soldi per affiggere quel cartellone, è la stessa identica cosa succede su un mondo grande, è dopo perché non lo stai in piedi. Potresti iscriverti al registro delle posizioni, ma non funziona. Qual è stato qual è il momento su questa cosa qui, e se tu riguarda Google, più il calendario avevo campeggio, una certa settimana avevo scritto campeggio. Esattamente una settimana prima che le pubblicità iniziassero ad essere utenti da campeggio. Se leggete il calendario di Google, c'è scritto che la settimana sarà da campeggio. A te lo ricordo più di come funziona la cosa, anche di quanto è pervasiva. Quando non paghi per un servizio, non sei il cliente, ma sei il prodotto. Stessa cosa, tanto per darvi un esempio su un libro. Quotidiana lo strappo. Lo strappo viene dato praticamente a gratis, anzi forse viene svenduto, ma per quello che dire, per pagare un euro alla tanto, meno di un euro alla tanto, per mantenere in piedi una struttura del genere, nessuno regala dei servizi, soprattutto quando parliamo di aziende. Vedete meglio adesso. Se lo puoi mettere blu, cioè non lo so, blu, lo sfondo blu. Oppure così. Ma il tipo si integrerà su un po' di cosa. Io avrei diverso.
F. Sì, è meglio, meglio. Aggiungo sul DNS. Ah, no, non vorrei che
Perché c'è un'altra più
Mario, chi è Mario qua? Io? Ecco, collegati a te perché per piacere metti la carta in dentro. Sì? Nessuno l'ha letta e tutti hanno accettato.
ovviamente non è come il tuo sopraio, non è una legge in cui è veramente applicabile, non è così facile. No, no. Ti sono una però fa pensare quando noi legano o meno le clausole contrattuali prima di accettare. In questo caso le persone che hanno accettato sono sei, non si sa quando si è trovato in testa e in quanti punti è stato fatto, però sei persone hanno ceduto il proprio figlio. L'altro io punto hai ceduto lui. Perché io sobrio no, no, sobrissimo, sobrissimo, e non piatto con la sua presidente. Ah, ecco, con la spalla. Ok, l'altro caso reale degli ultimi mesi è lo scandalo fotografico dei VIP, principalmente VIP americani. I VIP sono stati sottratti delle foto e dei video intimi. Qui vedete un elenco dei nominativi, ma sono più di 100 VIP. E ci sono tantissimi foto, non è stato rilevato che abbiano fatto di ottenere queste foto, si sa solo che provengono dai loro cellulari, dal loro nuvola, quindi dai cloud o come si chiama in altro box, si dovrebbe dai cloud, perché c'era stata una falla di sicurezza del sistema che permetteva un attacco di funzionare. Principalmente vengono dai cloud, ci sono alcune foto che invece provengono. Come è stato possibile identificare questo? Dal nome che di solito viene utilizzato per salvare le foto all'interno della luce. Dropbox conserva il nome originale, iCloud invece non conserva il nome originale e crea un nome di base alla realtà. Se devi spostare qualcosa dal cloud verso il nostro sistema. L'altra cosa importante sono i metadati. I metadati che mi seguono la foto, all'inizio è stato possibile ricavare dispositivo che ha scattato la foto, ancora più importante è possibile localizzare dove sia stata scattata la foto, quindi guardando le foto si poteva vedere che era stata scattata a New York, che è stata in Brasile, in Europa, così. Allora, dei possibili, come dicevo prima, i metodi sono tantissimi, uno possibile è quello che vi ho appena fatto vedere, quindi analizzando il traffico di rete, magari creando un access point, un evento mondiale per il cinema, comunque per il settore cinematografico, hanno messo un access point wireless fittizio che hanno intercettato i dati. Ma in quel caso lì io direi che subito, perché la moda dei dati da analizzare sarebbe stata veramente impressionante, c'è una seconda possibile ipotesi, che è il captive port, quello che parlavamo prima, quando tutti i colleghi della recovery file pubblica, probabilmente ti chiederà di registrarti e purtroppo i miei e password vengono sempre utilizzati le stesse. Quindi io accedo a questa rete wifi e mi viene chiesto di registrarmi, inserisco la mia mail, inserisco la mia password. Che caso strano, io richiedo una password con una lettera maiuscola, con un numero proprio le stesse identiche condizioni che ho per il telefono, se non che mi metto le stesse identiche password. Posso accedere tranquillamente ai cloud e scaricare il backup del dispositivo e quindi accedere alle foto, ai video, ma non solo, alle registrazioni di chiamate, ai messaggi di testo, ai commenti di calendario, alla tecnologia del web, in termini di seguito, anche i messaggi di fatto. Quindi questa è la mia ipotesi che sottolinea l'importanza di utilizzare una password diversa per diversi servizi, non dico di utilizzare sempre password diverse, ma almeno diversificare un po' in base alla priorità o comunque in base all'interesse del servizio. Le contromisure, così mi ricollego alla domanda, prima di tutto di fidate, non sempre collegatevi a una rete wifi se proprio non è indispensabile, ci sono esempio, andare al centro dell'anno, diceva Matteo, collegarsi alla rete wifi non è proprio utilità le prove, quando mi diano dati sul proprio smartphone non è la prima di tutti. Diverso se invece andiamo all'estero, quando siamo all'estero, collegarsi a una roaming ha dei costi importanti, quindi diventa necessario collegarsi alla rete wifi.
la soluzione più comoda e più veloce da realizzare è una VPN. La VPN non fa nient'altro che creare un tunnel protetto cifrato. Cosa vuol dire? Io collego al mio antisponent, che potrebbe essere un antisponent di inizio, ma il tunnel, tutto quel tunnel che tu vedi, è cifrato, quindi nessuno riuscirà mai a intercettare i dati. Per tu che hai arrivato a usare un piano di sicurezza di sito, e poi devi strappare la sua internet, in modo tale che tutta la comunicazione è emancipata. Come si crea un server? La soluzione più comoda è fare un server VPN verso la propria connessione che avviene. Allora, c'è la possibilità in alcuni computer, c'è sperimentata la funzionalità VPN, altrimenti cambiando il firmware, mettendo all'interno di un dispositivo, oppure implementando il PFSense, che due anni fa, con il Google, abbiamo fatto una concessione con il PFSense, in cui il PFSense era in disposizione installare su piccoli dispositivi che possono essere, possono poi essere veramente sul quale posso parlare, un semplice server VPN con le gambe. Quindi, per fare un esempio, io sono a New York, mi collego non avete wifi, voglio essere sicuro che i dati non vengono intercettati, faccio una connessione di VPN da New York a casa mia, e poi dopo sarà anche la router di casa mia che mi sarà. E risposte saranno decifrate, non c'è possibilità di essere intercettati. La contro misura estrema che la rendo, mi raccomando, la VPN deve essere protetta, in un caso dove la prelevamento da la VPN ma dalla decifrata, ma anche dal computer, dal router del wifi libero, la VPN. Come posso esistere anche su server VPN fittizi creati appositamente per accettare la vita del store del telefonino, dell'Apple Store del telefonino, troverete dei server VPN a pagamento, ma è qui è facile capire il vero server VPN che non intercetta i dati rispetto a quello che c'è qua un servizio serio e quindi mi permette di accedere in internet in modi senza. La contro misura estrema è l'apertore, questa è un'immagine completamente scherzosa perché è l'apertore è diventato che una massacra che viene utilizzato in informatica forense in cui io sequestro in immediato il dispositivo imputato, la inserisco all'interno e quel telefono lì isolato a 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, oppure qualsiasi connessione. Bene, io direi con sappiamo che molti interventi tra i DNS e le fini sono oscurati, come esempio di file sharing, e molti utenti cambiano i DNS del proprio router, impostando ad esempio i DNS di Google, quali sono i vantaggi che ha Google da questo dall'utilizzo degli utenti dei processi? L'utilizzo dei DNS è quello che scopriamo con l'interno. Impostando il server DNS di Google, faccio un po' semplice. Conosci il sistema di funzionamento del server DNS? Allora, te lo dico brevemente. Quando si apre internet, ovviamente si basa su un server. Il server non ha un nome, quindi posso chiamare Andrea, chiamami Alessio, il mio, quindi il server ha un indirizzo IP, attualmente di classe 4. Io per navigare, come si diceva, proprio in origine dovrei digitare l'indirizzo di questo server lì, 100.26, quindi sono a porto e ovviamente io è impossibile ricordarsi in memoria di un server. E quindi sto diventando il DNS per non fare il caso che tramutare l'indirizzo numerico in un nominativo. Quindi il server 191 si chiamerà
e questo è un problema che internet è sovranazionale e quindi che diritto si applica? È la domanda. Leggetevi, presente quei termini di uso che nessuno legge mai, lì c'è scritto che il diritto si applica e di sapere. Scusa, quel caso recente abbastanza, quella messicana che è stata riconosciuta, non so se lo conosci, è una signora messicana che ha chiesto il diritto all'oblio a Google, mi sembra sia messicana, e ha ottenuto comunque una sentenza, non mi ricordo il nome. Ha chiesto per via giudiziaria, ma tutto solo questo. Comunque lei aveva ottenuto da Google, perlomeno il tribunale gli ha riconosciuto la giuridicità, la valenza dei suoi diritti. Certo, ma la riconosciuta per via giudiziaria. Tu devi mettere insieme un processo nel quale dici voglio che mi venga riconosciuto altro. A voi, e poi se ricordo bene quella sentenza lì, in quanto punto di ricordo non so in cui lei è residente. Quindi, se uno faceva una ricerca all'interno di uno Stato, non deve mai risultato. Se era fuori Stato, deve aver risultato. Perché nessuno non vuole riparare, è un flitto, se viene messo. Praticamente, per riassumere, ho capito bene, cioè, quindi non esiste la possibilità di mettere dei filtri nel proprio dispositivo, cioè, diciamo di ufficio, cioè uno non può diciamo, fregare, diciamo, chiudere la possibilità di dare un proprio password, diciamo, cioè, se tu ti colleghi a questi reti free, loro non ti chiedono, te lo prendono automaticamente la tua competenza, chi gestisce questa rete free. Sì, sì, no, però se tu legittimi in cui nessuno ci pensa minimamente a controllare il tuo traffico. Quindi te non puoi mettere dei blocchi, cioè tu dici no. Sì, io metto dei blocchi e in realtà lo te li bypassano. Sul dispositivo non esiste la possibilità di capire se la rete wifi è intercettata. È un po' come quando tu telefoni per il tuo cellulare, se sotto la costura richiesto che il tuo telefono venga intercettato, tu non lo dici. E poi è la stessa identica cosa, solo che chi intercetta lo fai legalmente. Ah, ecco. Cioè, sono l'autorità giudiziaria per intercettare il tuo telefono. Che previa una procedura particolare, non neanche chi ha il presidente del tribunale nel quale si sta procedendo il giudizio che può autorizzare un'intercettazione. Il tribunale contattato quindi chiunque intercetta qualsiasi cosa di qualcun altro lo fa nella più assoluta e totale illegalità. Però spesso volentieri dall'illegalità che si ottiene qualcosa. Sì, sì, sì. Dopo tanti eventi. Grazie a te, sono un attimo passeggiato su questo strumento, quindi subito si parla di nuovo.